Oggi fare gol all'Inter, pareggiare dopo una grande prestazione, entrare diciamo nella storia del club, è stata proprio una bella giornata. Ci provo spesso e vabbè, ma va bene anche così. Definiamolo come il gol della domenica, vuol dire che è stato molto bello. Se ci salviamo meritiamo la maglia verde, perché stiamo, visto che è iniziato il giro, stiamo in tema. Siamo contenti, stiamo lavorando veramente, lo ripeto sempre tantissimo, però i risultati si vedono in campo. Oggi siamo andati sotto due volte con una squadra forte come l'Inter, però siamo convinti anche del fatto che stiamo veramente bene fisicamente e i risultati si vedono. Ah, è bello, 301, poi è un gol dove abbiamo portato a casa un punto, un gol importante. È una gioia immensa come per me e anche per il Chievo e per tutta la tifoseria del Chievo. Un po' meno per l'Inter, però sono convinto che loro scudetto ormai hanno vinto. Intanto faccio i complimenti alla squadra, al nostro pubblico, che oggi è stato veramente straordinario, cercando di sostenerci fino al 95esimo e far sentire la voce più di quelli dell'Inter, che non era facile, e poi rimontare due gol all'Inter. Oggi la squadra ha dimostrato che sta bene, carattere, determinazione e anche qualità di gioco, perché tatticamente la squadra ha fatto tutto quello che doveva fare. Penso che il pareggio sia giusto, perché le occasioni sono state quasi uguali, l'intensità a tratti sia l'Inter che il Chievo hanno fatto vedere che ci sono tutte due squadre che stanno bene. Spero che il Chievo si salva prima possibile e che l'Inter vinca il suo scudetto. Come fa a salvarsi il Chievo? Cioè, il Chievo deve fare tre punti per salvarsi, perciò dobbiamo aspettare sicuramente quello che è la nostra classifica. Oggi abbiamo preso un punto pesantissimo, perché un punto oggi con l'Inter per noi è pesantissimo, però bisogna guardare che la realtà è che noi andiamo a Genova domenica e andiamo a fare un'altra partita dove, se siamo bravi, probabilmente porteremo a casa punti ancora.